into the dark. Re Canati è nato e vissuto uno dei massimi poeti made in Italy, Giacomo Leopardi. Il passero solitario, A Silvia e l'infinito sono solo alcune delle sue poesie. Erano come dei suoni per l'anima, erano una musica fatta per suscitare intense emozioni. A Re Canati non poteva non nascere una tra le aziende di strumenti musicali più famose al mondo. Produce chitarre ed ha una lunga, bellissima storia. Siamo andati a conoscerla. Ecco! Gli anni 60 nel nostro paese sono stati studiati, osservati, ricordati in tutti i modi declinabili. Erano gli anni del boom, delle contestazioni, dei Beatles. In Italia in quel periodo gli influssi esteri si facevano sentire con una forte preponderanza di quelli anglosassoni ed americani in particolare. Soprattutto sotto il profilo musicale. Sì, negli anni 60 arrivava anche da noi la tempesta rock. Nascevano decine di gruppi, si formavano centinaia di musicisti, la cui arte era marcata da quella sonorità, da quei semplici accordi di chitarra che fecero grandi i Rolling Stones o i Led Zeppelin. Ebbene, proprio agli inizi di quegli anni, ed esattamente nel 1959, nasce nel nostro paese, nella penisola conosciuta al mondo per una musica tutt'altro che rock, la Echo. Il suo fondatore, Oliviero Pigini, lungimirante e coraggioso imprenditore, inizia ad importare e commercializzare dapprima la fisarmonica e poi a produrre colei la quale è la indiscussa regina della musica nata around the clock, la chitarra. Fu un inizio al fulmicotone. Signor Pigini, com'è nato il boom della chitarra? Il boom, qualunque boom, qualunque interesse, non basta, non bisogna aspettarlo. Ci siamo resi conto che in Italia c'era interesse e tutti i giovani volevano e desideravano imparare a suonare la chitarra. Come inizia la storia dell'Echo? Oliviero era un grande venditore, girando il mondo, ritornò da un viaggio in America, si rese conto che la fisarmonica stava morendo, bravo, e tornò indietro, disse basta con la produzione della fisarmonica, dobbiamo cambiare gli strumenti. Allora decise di partire lui con dei liutai siciliani, li portò su qui a Re Canati e cominciò il progetto Echo nel 1959. Vengono le luci, tacciono le voci, senti sussurrare. Che Echo? Il nome Echo nasce, è stato creato direttamente da lui, da mio fratello, e io ero nel suo ufficio il giorno che mi fa vedere il marchio. E io domando a lui, ma perché Echo? E lui mi disse, perché Echo, quando si ascolta una bella cosa, anche l'eco ti rimane un po' nell'animo. E quindi Echo è collegato con la musica, con la chitarra, con il suono. E poi se la Echo è melodiosa, ma ancora di più, dice, ho voluto mettere la cappa per fare marchio. Poi la cappa a suo tempo, eravamo negli anni, ci stava proprio americana. Bene, Echo, ecco. Era più americana. Ed è rimasta Echo. Apro gli occhi, ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. La Echo dal 1959 al 1967
diventa la più grande fabbrica di strumenti musicali, chitarre prodotte in Europa. In solo 8 anni Oliviero diede un abbrivio così potente. Da Castelfidardo a Recanati. Decise di spostare la fabbrica a Recanati. Ecco, allora voglio dare dei particolari. Perché lei stava a Recanati. Voglio dare dei particolari su questa cosa. Quando lui aveva iniziato la costruzione di chitarre, è stato quasi obbligato, perché prima le importava dalla Jugoslavia, sì, ma erano difettose e là non riusciva. Ma si è appoggiato prima a Castelfidardo, una piccola cosa. E io stavo già a Recanati, allora. Perché non vieni qui? E vieni qui, eccetera, eccetera. E si è trasferito in un lanificio. E lui però ci è venuto per un'altra motivazione che è molto superiore. C'erano i falegnami. Esatto. Perché qui c'era una lunga tradizione di falegnameria. E di ebanisteria. Dice no. Io sì, queste motivazioni le potrei risolvere anche a Castelfidardo. Castelfidardo però c'è la tradizione. Un'altra cosa. Là c'è la tradizione del lavoro, del legno lavorato. È un'arte lavorare. Sì, sì, certo. Ed è venuto qua. Però non è mai arrivato alla fine di questa cosa. Lo sa che hanno comperato la terra, sì, hanno fatto le fondazioni. Ma poi cosa è successo? Hanno inaugurato qui a Monte Cassiano. Come è mancato suo fratello? Eravamo nel 1966. Sì. Quando si fanno le fondazioni, sì, si compra la terra, sì, e si, sì, progetta tutto. 66. E lì che accade? Pochi mesi dopo, nel 67, il 10 febbraio del 67, sì, mio fratello, nel pieno della sua crescita professionale, tornava dalla Jugoslavia con una macchina e dirà alla moglie: da Bologna sino a Recanati il mio viaggio è stato, vedevo delle luci strane, eccetera, mi sento agitato, mi metto subito a letto, sento qua, forse non l'ho digerito, aveva nel petto quello che aveva. E mentre mia cognata dice: vado a preparare una capomilla, stai tranquillo. Era andato. Mancò. 44 anni il 10 febbraio, nel pieno della sua ascesa. Un uomo straordinario, un uomo che sapeva guardare lontano. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. E lì cosa succede alla Eco? E lì succede che naturalmente c'erano altri soci. L'azienda andrà avanti per alcuni anni a seguito di questa energia straordinaria che lui aveva immesso nella produzione e nel mondo. Perché lui poi era stato lungimirante anche nel capire che le band erano il veicolo per la diffusione della chitarra in Italia. Infatti, e la riconversione dei maestri di fisarmonica l'ha fatto lui in maestri di chitarra. Non c'erano insegnanti. Allora, con l'esperienza sempre anche americana, e noi se volevamo vendere chitarre dovevamo insegnare ai ragazzi a suonare la chitarra. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costituito una specie di piccolo conservatorio in Recanati. Abbiamo invitato tutti quegli insegnanti di chitarra, di pianoforte, di fisarmonica, di altri strumenti, esecutori, musicisti di gran valore, ma che non conoscevano nessuna tecnica per l'insegnamento della chitarra. Abbiamo invitato queste persone e abbiamo creato in brevissimo tempo 400-500 nuovi insegnanti di chitarra, che ritornati chi a Trieste, in Sicilia, in Sardegna, a Roma, a Torino, da tutte le parti d'Italia, hanno costituito immediatamente delle scuole con centinaia di allievi.